Oggi mi trovo a presentarmi e a dover ringraziare per la fiducia, per la conduzione tecnica che mi è stata affidata. Queste persone che conoscete sicuramente meglio di me e che rappresentano la nostra società. Il direttore sportivo, che chiaramente è una componente importante, come lo siamo tutti, chi anche diciamo indirettamente ha potuto spendere così una parola per il sottoscritto, e spero che sia stata spesa nella maniera positiva, come io credo, per quello che ho potuto far vedere e non per altre caratteristiche. Ringrazio anticipatamente tutte le persone che hanno avuto verso di me messaggi di stima, chiaramente mi riferisco non solo a miei amici ma anche a gente che non conosco del posto, di Lecce e provincia, e quindi credo che ci siano tutti i presupposti per poter così iniziare un percorso che, come diceva bene prima il Presidente, ci vede legati per 2 anni, sintomo di una programmazione che è già iniziata secondo me anche l'anno scorso e che ci vuol vedere partecipi di un obiettivo da raggiungere nel breve, medio, lungo termine, poi quello è abbastanza soggettivo. Verso un traguardo che tutti ci auspichiamo. Chiaramente secondo me la fondamentale è che ci sia da parte di tutti una partecipazione assidua, con il rispetto di quelli che sono i ruoli, ma credo di non dire niente di nuovo. Lecce non nasce oggi come società, non nasce oggi come carta stampata, non nasce oggi come pubblico sportivo, quindi non mi sento di dover dare lezioni a nessuno, non l'ho mai fatto, e quindi un richiamo solamente a quello che è, secondo me sono i necessari presupposti per poter innanzitutto iniziare nella massima trasparenza e nella massima fiducia un rapporto che si spera prosegua nel tempo. Chiaramente, come diceva e ribadisco prima il Presidente, il nostro rapporto cresce nella durata quando più crescono quelli che sono stati i nostri obiettivi, i nostri traguardi raggiunti. Quindi questo fa ben sperare, credo che sia un messaggio propositivo della società che ha voluto ben dare a voi della carta stampata, ma soprattutto ai tifosi, e credo che debbano essere fieri perché riescono comunque a difendere una società in questi periodi e soprattutto a mantenere quella salentinità, o meglio quella leccesità, che fino a qualche tempo prima non c'era, o meglio, hanno dato un bel marchio, hanno dato un bel messaggio a tutti nelle difficoltà che tutte le società possono avere, e quindi anche da questo si può leggere chiaramente, non solo tra le righe, che c'è una programmazione a quale vogliamo dare seguito e soprattutto speriamo un risultato positivo. Io avrei terminato questa mia presentazione, per chi non mi conosce, insomma, ho avuto anche un trascorso qui a Lecce, quindi ci tengo a dire che al di là della parentesi sportiva, che non fu particolarmente brillante, però per me Lecce è stata una tappa fondamentale, non solo per la crescita calcistica, ma soprattutto perché ho imparato a conoscere una popolazione che fin da sempre mi ha dato la sensazione e la certezza di potermi sentire a casa mia
anche perché ero abbastanza giovane, quindi il distacco da quelle che sono le mie origini non l'ho assolutamente avvertito, e quindi da questo so di avere quel credito che, come dice il mio direttore, abbiamo finché tutto ciò è seguito da risultati. Il nostro impegno e la nostra dedizione al lavoro è l'unica cosa che in questo momento mi sento di promettere, quindi qualsiasi altra richiesta di promesse non mi sento in grado di poter mantenere, perché credo che non lo possa fare nessuno, ma sull'impegno e su quella che sarà la nostra attenzione particolare, abnegazione e dedizione verso un qualcosa che ci è richiesto, credo che sia sicuramente un aspetto da non sottovalutare, da tenere ben presente, e su questo vi garantisco. Grazie. C'è una domanda da parte di Nino De Lorenzo, se può dire. Buongiorno e benvenuto. Grazie. Diciamo, alla luce della carriera ancora breve dell'allenatore, è l'occasione della vita, no? Assolutamente sì. È l'occasione che forse aspettavo e che in cuor mio nutrivo e alimentavo, perché in questa categoria, e non c'è bisogno che io lo ripeta o lo sottolinei, Lecce ha in una griglia, senza voler nulla togliere ad altre piazze, una posizione di vertice. E per me, che oltretutto sono stato da calciatore, ancora di più magari può essere un modo anche per in qualche maniera ricambiare un affetto e una stima che da calciatore attraverso il risultato sportivo non sono riuscito a dare, chiaramente non per mia volontà, ma perché siamo legati anche a tanti altri aspetti. Quindi da questo punto di vista sarà anche un motivo per di rivalsa del sottoscritto, nella speranza di dare fiducia laddove ce ne fosse bisogno attraverso i miei comportamenti e attraverso soprattutto il lavoro che andremo a fare quotidianamente verso una piazza che devo assolutamente ribadire che è una piazza importantissima, non importante, soprattutto per un allenatore che, come ben ricordavi, ha un'esperienza chiaramente non ventennale ma abbastanza ristretta, però e anche ho avuto anche un passato abbastanza significativo. Non sono partito dal nulla, ho avuto alle mie spalle anche maestri importanti di calcio, mi riferisco ad allenatori e direttori sportivi, una crescita secondo me graduale, passando attraverso categorie pari a quella attuale del Lecce o addirittura inferiore, come può essere stata la Serie D a Foggia. Quindi da questo punto di vista credo che un po' di gavetta io l'abbia fatta e spero di poter così continuare a migliorarmi attraverso questo rapporto che ho intrapreso oggi in una città così, che so benissimo si aspetta quantomeno un percorso di certitudine. C'è una domanda da parte di Bruno Conte. Buongiorno mister, benvenuto. Grazie. Senta, lei da calciatore era un giocatore molto di fino, sapeva giocare molto bene il pallone, viene dalla scuola di Zeman, la scuola del gioco. Quest'anno prende il Matera, che con Dionigi giocava malissimo, e lo trasforma nel giro di un mese. Il Matera inizia a giocare un calcio bellissimo. Le chiedo, nel Lecce, vista l'urgenza, come diceva il presidente nella precedente conferenza, il vicepresidente della conferenza stampa precedente, presidente onorario, vista l'urgenza, diciamo, di tornare in Serie B per questa città, per questa società, come riuscirà a coniugare il gioco con i risultati, che purtroppo sono abbastanza urgenti a Lecce?
prevalenza del gioco o prevalenza dei risultati, ottenere i risultati attraverso il gioco. Ecco, la sua visione del calcio. Qui a Lecce. Prima è molto vicina alla mia visione calcistica. Sono convinto che i risultati arrivino attraverso un'espressione di gioco, un'idea di calcio, che non è l'unica che porta al risultato. Si può vincere in tante maniere. Questa è la mia, diciamo, chiamiamola filosofia e la mia idea di calcio, che immagino voi abbiate potuto apprezzare anche ascoltando le sue parole, ma non disdegno dall'essere a volte anche un po' meno brillante o bello che dir si voglia per portare a casa i risultati, perché il marchio di un allenatore lo fa sì la filosofia e magari quello che esprime attraverso i suoi giocatori, i suoi calciatori, i suoi collaboratori, ma credo che noi alla lunga ricordiamo i risultati di una società, di una squadra e soprattutto di un allenatore. Se è possibile riuscire a coniugare le due cose sarebbe straordinario. Non sempre ci si riesce, ma il mio obiettivo insieme a chi collaborerà con me, chiaramente con la disponibilità di chi potrà poi realizzarlo in campo, sarà quello di passare attraverso il gioco. Elio Donno, prego. Buongiorno Ministro, benvenuto. Buongiorno, grazie. Il destino anche nel calcio gioca spesso strani scherzi. Lui, con Matera, ha interrotto un sogno delle leggi rinunciate. Ora ti trovi a dover anche riparare per una battuta, partire per quel danno che hai fatto e cercare di aiutare il Lecce a recuperare quel terreno. Per chi non lo sapesse, con il signore Redonno ho avuto un rapporto lavorativo, si intende, anche da calciatore, e non solo con lui. E questa la dice lunga di quando, che cosa significa mantenere rapporti di un certo tipo. Non me l'aspettavo, ti ringrazio per la domanda. Mi hai subito offerto un assist per anche, diciamo così, liberarmi, se lo vogliamo chiamare, peso, ma non mi sento responsabile di tutto ciò, perché sarebbe anche ingiusto verso chi ha fatto, se non vado errato, 19 risultati utili consecutivi e per chi ha fatto, è arrivato ai playoff. Quindi da questo punto di vista non mi sento assolutamente responsabile. Ho espresso quello che era giusto esprimere in quel momento attraverso il mio lavoro, attraverso i miei ragazzi. Mi è dispiaciuto chiaramente, ma è stato lo stesso destino di quasi tutte le grandi, o meglio di tutte, e mi riferisco a Foggia, Casertana, Cosenza, Benevento, chiaramente con risultati anche diversi da quello che è capitato qui a Lecce, però anche con loro ho avuto lo stesso atteggiamento e credo che di questo possa essere solamente che apprezzato. Quindi io l'ho presa in maniera scherzosa ma altrettanto positiva, perché dimostra ancora di più quanto io sia professionale e di fronte anche ai sentimenti che mi possono legare ad una città piuttosto che ad un'altra non guardo in faccia a nessuno quando lo sposo e condivido con chi mi sta attorno e soprattutto con chi mi dà la possibilità di esercitare. Nessun tipo di sentimento può provare a cancellare quello che deve essere la mia responsabilità in quanto guida tecnica verso una società che mi ha riposto tale fiducia. Questo accento di impegno ad accelerare. Ma quello è pacifico, dal nostro punto di vista vogliamo, come diceva bene prima il Presidente Onorario, i 2 anni hanno un significato importante, ma noi ci auspichiamo che tutto avvenga in maniera molto più veloce e quindi se riusciamo a dare un inizio felice, ma soprattutto una fine ancora
migliore in un tempo ristretto per noi sarebbe tutto oro colato.